Ottima domanda, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzin nel canale, un altro lunedì insieme e oggi praticamente in attesa delle altre partite abbiamo visto già che il Milan è riuscito a battere 3-1 al Frosinone, quindi si sta avvicinando comunque alla vetta, a meno 4 da noi e meno 3 provvisoriamente dall'Inter e poi ci sarà anche il grande partitone tra Napoli e Inter, lì vedremo appunto chi la spunterà e capiremo moltissimo ovviamente della prossima classifica, se saremo ancora in vetta oppure verremo riscavalcati dall'Inter o eventualmente il Napoli accorcerà in alto e anche sull'Inter, quindi sarà veramente una bella giornata intensa con tanti risultati che potrebbero incrociarsi e comunque un campionato che si fa molto intenso e molto interessante. Ricordiamolo che comunque è un campionato di bassissimo livello, basta vedere la quinta quanti punti ha. Però, ecco, ripeto, la Juve, come dicevamo, ha tante carte in regola per poter giocare, come abbiamo detto, fino in fondo per lo scudetto. A gennaio vedremo che colpi arriveranno. In questo momento qui si sta suonando Azic del Montenegro e anche, come sapete, Lazar Samaris, su cui si è puntato anche il Napoli. Quindi, insomma, vedremo esattamente come vorrà migliorare la Juventus la sua rosa oppure se vorrà rimanere così e magari convinta di poter giocarsela fino in fondo. Detto questo, parleremo di Vlahovic perché è un caso, bisogna dirlo. Parliamo anche di Giuntoli, non contento durante Monza Juventus, è stato ripreso più volte in tribuna. E poi due paroline anche su questo girone, diciamo abbastanza abbordabile per l'Italia, ma con qualche insidia nelle squadre appunto che parteciperanno. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati e anche Giancarlo, un saluto. Allora, non è un argomento nuovo, lo sapete benissimo, quello che riguarda Dusan Vlahovic, e nelle ultime ore si sta continuando a parlare insistentemente della possibilità che lo stesso serbo, invece di rinnovare, chieda di essere ceduto. Non ne può più, è molto stanco di giocare in questo modo controproducente anche per la sua crescita e lo ha fatto capire anche andando fuori dal campo, parlando con Chiesa. Molti che l'hanno ascoltato l'hanno visto molto abbacchiato e nervoso e addirittura dire queste parole: se devo giocare in questo modo me ne vado. Infatti comunque l'errore che ha fatto nel rigore denota un grande nervosismo e anche una poca lucidità, una scarsa lucidità, oltre che proprio mentale, ma a livello proprio di allenamento, perché la squadra non si allena in settimana, non prova schemi, non prova il rigorista, non prova appunto a battere dei rigori, e quindi uno si trova per la prima volta a fare praticamente tutte le cose, perché si improvvisa in campo e purtroppo, è brutto dirlo, gli attaccanti fanno i terzini aggiunti, i mediani e gli stopper. Basta vedere quando sono entrati Ken e Milik che tipo di lavoro hanno dovuto fare. Se lo chiedi a Ken e Milik magari può anche andare bene, stanno zitti, fanno il loro lavoro sporco e aiutano la squadra. Ma chiederlo a Chiesa e Vlahovic è veramente un po' provante per loro due, per la loro carriera, per il loro sviluppo a livello di giovane. Insomma, è difficile chiedere questa tipologia di lavoro. È chiaro che poi anche loro, se arrivano a fine stagione e vincono lo scudetto, penso che siano molto contenti. Però a livello di crescita personale è veramente tosto, perché comunque Vlahovic, come avete visto, ha perso anche la titolarità della nazionale serba a scapito di Mitrovic. In questo momento c'è anche un Jovic parecchio in forma, e quindi ricordatevi che con la Fiorentina lui era titolarissimo con l'italiano, ma anche con la nazionale serba. Adesso sta perdendo anche il posto in una nazionale che comunque non è di primo livello, quindi insomma è veramente quasi un'onta per lui. Ha fatto 5 gol, comunque è il top scorer in questo momento della Juventus, ma sulle partite giocate ha diciamo una prolificità molto bassa. Quindi è chiaro che Vlahovic sta cercando di capire a 23 anni qual è la sua prospettiva di miglioramento e di inserimento in questa Juventus, perché comunque potrebbe veramente macchiarsi a livello irreversibile il suo processo di crescita e nel diventare uno dei centravanti più prolifici e migliori d'Europa. Ecco perché insomma è venuto fuori questo, diciamo, questa frattura, questo nervosismo, questa specie di rottura con Allegri. Su questo non ci possiamo nascondere. Tra l'altro alcuni di voi hanno confermato quello che mi sembrava aver visto in tribuna, cioè che Giuntoli aveva una faccia veramente spazientita, cioè proprio nervosissimo anche lui di vedere una Juventus praticamente essere presa a pesci in faccia dal Monza in maniera sterile, ripeto, e su questo va detto, non hanno fatto tiri in porta se non quello di Valentin Carboni, però non accetta, e lo vedi proprio dallo sguardo, che la Juventus con questa rosa qua senza coppe si stia rannicchiata negli ultimi 30 metri
a subire il palleggio dell'altra squadra, soprattutto se è inferiore sulla carta. È una modalità di gioco di Allegri, come ha detto anche Chirico e altri giornalisti, bisogna farsela andare bene finché vince. Ecco, però a livello europeo, se vogliamo fare il salto di qualità, non si va da nessuna parte con questa tipologia di gioco e lo sappiamo molto bene, perché quando devi alzare l'asticella, le altre squadre sanno benissimo come farti l'imbucata decisiva quando tu stai chiuso dentro l'area e sanno benissimo perché provano queste cose negli schemi, come su 30 palloni buttati in area, due buttarli dentro. E quindi se tu prendi prima, gol prima di queste squadre qua che sanno come castigarti, le partite le perdi tutte. Infatti si è visto nel girone scorso, abbiamo fatto 3 punti su 18, di cui 3 soltanto col Maccabi Haifa, che è una squadra probabilmente paragonabile a una Lega Pro italiana. E quindi insomma basta vedere come stanno facendo nel girone d'Europa League, penso siano ultimi a un punto in classifica. Quindi diciamo che la matematica parla chiaro, ecco, i risultati parlano chiaro. Quindi insomma questa è la situazione. Adesso poi, parlando dei giocatori di punta, è chiaro che ci sono dei giocatori galvanizzati, ovviamente in questo momento, come Rabiot e Gatti. E va sottolineato come Rabiot ha fatto un salto di livello clamoroso, è diventato leader dentro e fuori dal campo, e lo si è visto anche da quello che ha detto su Gagliardini, proteggendo in maniera veramente veemente, no, la Juventus, e in qualche modo anche istigando gli animi dei tifosi, no, a essere carichi e vigorosi, supportando la Juventus. È chiaro che è veramente fondamentale un giocatore come lui. Quando non l'abbiamo avuto, si è fatto sentire anche durante la squalifica. E quindi sono convinto che a livello di numero di gol, a livello di interdizione, a livello anche di strappi in contropiede, è un giocatore che ti dà quella marcia in più. E invece in difesa si è preso, diciamo, il suo posto anche Gatti, che nelle gerarchie non era previsto come titolare perché era dietro Sandro. Quindi la difesa ideale per Allegri era quella Danilo, Bremer e Sandro. Ma ecco che, con l'infortunio di Danilo e anche l'infortunio di Sandro, Gatti, insieme appunto a Bremer, è diventato comunque un pilastro. Rugani ha fatto il suo finché è stato chiamato in causa appunto per le petizioni che avevamo. E quindi vedremo appunto quale sarà d'ora in avanti la difesa titolare. Sicuramente ci sarà un grandissimo ballottaggio, e tra Sandro e Gatti Allegri sarà messo veramente in difficoltà, perché Gatti sta veramente superando appunto Sandro in tutto e per tutto. E secondo me non sono neanche da mettere a paragone l'un l'altro. Ecco, parlando brevemente del girone dell'Italia, io credo proprio che l'Italia abbia la chance di passare come seconda facendo la corsa sulla Croazia. Occhio all'Albania, che è un avversario ostico. Secondo me la Spagna in questo momento è un po' fuori quota, però ripeto, Spalletti sta trovando una cura generale, sta provando tantissimi giocatori nel suo 4-3-3 e ha veramente cambiato comunque tante cose, diciamo, dando anche nuovo lustro a questa nazionale che stava veramente retrocedendo molto. Quindi, oltre ai senati europei, speriamo con Spalletti, se rimarrà sulla panchina dell'Italia, di andare al mondiale. Quindi il prossimo obiettivo è sicuramente qualificarsi finalmente per il mondiale che verrà. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi in privato anche su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto, forza Juve fino alla fine!